si chiama velocità di fuga e per la Terra è uguale a 40.000 km all'ora, cioè 40 volte più grande della velocità di un aereo dell'Alitalia. Naturalmente questa velocità dipende dalla massa del pianeta su cui ci troviamo. La Luna, per esempio, è più piccolina della Terra, quindi la forza di attrazione gravitazionale, il peso che noi sentiremo sulla Luna è molto più piccolo che sulla Terra, e quindi questa velocità come sarà? Sarà più piccola, basta dare una velocità più piccola a un corpo perché questo superi l'attrazione gravitazionale, si distacchi dalla Luna per sempre senza ritornare giù. Allora lui fece questo ragionamento. Se io immagino, per esempio partendo dalla Terra, di portare con dei camion cosmici, delle astronavi, ancora alta Terra, supponiamo che qui sopra io ci metto uno strato di 100 metri attorno a tutta la Terra, allora la massa della Terra aumenta e quindi il peso di tutti i corpi aumenterà ancora. Quindi se aumenta il peso, la forza di attrazione, vuol dire che aumenterà la velocità di fuga. Io per far modo che un sasso si distacchi senza ritornare più, gli dovrò dare una velocità più grande. E poi ce ne metto ancora. Più ce ne metto di terra sopra e più grande sarà la velocità di fuga. Se arrivo a un valore tale che la velocità di fuga, che appunto aumenterebbe sempre in questo modo, corrisponde proprio alla velocità dei corpuscoli luminosi, che lui non la conosceva, dice ma avrà una certa velocità, avranno questi qua, e allora se io arrivo appunto a questo valore, cioè una massa talmente grande che la velocità di fuga corrisponde alla velocità di questi corpuscoli non riusciranno più a staccarsi dalla Terra. Cioè, mi spiego meglio, lui intuiva che la velocità era molto grande di questi corpuscoli, quindi superiore per esempio ai 40.000 km all'ora, quindi dice se io dalla Terra lo mando sulla luce, questo non ritorna giù perché è superiore alla velocità di fuga.